J-Lo con If You Had My Love. Jennifer Lopez, che abbiamo scoperto insomma amare quelli più giovani di lei, visto che pare si sia fidanzata con Drake, che di anni insomma ne ha un bel po' di meno rispetto a lei, che credo sia mia coetanea, quindi ne ha 35. Alle 10:42 su Radio Number One, ecco arrivare insomma la persona che io più invidio sulla faccia della terra, cioè Fiona. Ciao Fiona, buongiorno. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno anche a tutti voi. Allora, è la persona che io invidio di più perché insomma per lavoro fa una beata cippa di niente. È cioè, vero. Cioè nel senso, cosa fai per lavorare? Niente. Nel senso, faccio cose, vedo gente, scrivo. Scrivo doveri, cose. Doveri. Sono le 10:43 e noi cominciamo alle 9. Mi sono svegliata alle 3:45, ho preso un volo da Tirana, sono atterrata alle 8:30, poi il traffico quello solito. Ecco, insomma, io lo dicevo prima, tra l'altro, insomma, che quelli normali di solito vanno a fare un giretto, ma so, a Courmayeur in questo periodo, a Ponte di Legno, Cervinia, e tu invece esagerando sino in Albania. Che facevi a Tirana? Questi posti esotici. No, niente, sono andata perché i ragazzi di Garage, scritto Garage, perché Garage così si dice in albanese, è un gruppo che diciamo promuove lo sviluppo della cultura digitale, e io sono andata lì a raccontare un pochino come si diventa blogger, come si fanno i video su YouTube, queste cose qua interessanti. Cioè come guadagnare soldi nella vita facendo assolutamente niente. Allora, tra poco magari ci racconti anche un po' di questa esperienza, così magari ci dici anche che cosa andare a vedere in un weekend in Albania. Prima Shawn Mendes. I thought that I've been hurt before. Vorrei fare i miei più sentiti complimenti a coloro che hanno scelto le password per proteggere i propri servizi digitali nel 2016. Non so se hai letto che secondo una ricerca 1, 2, 3, 4, 5, 6 è la password più utilizzata. Cosa possiamo dire a questi che usano 1, 2, 3, 4, 5, 6? Una roba brutta? Insomma, che essenzialmente... che se gli rubano delle robe un pochino se lo meritano. Ecco, perché la seconda password in classifica è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La terza è QWERTY. Non si fanno queste cose. Qui alle 11:11 minuti abbiamo riscontrato anche Bruno Mars con 24K Magic. Allora, qui si vuole sapere, Fiona, della torta salata. Tra poco raccontiamo, no? Certo. Anche se tu immagino che in Albania avrai digiunato per 3 giorni, perché tu quando vedi il cibo scappi via, no? Ovviamente. Ecco, allora tra poco raccontiamo. Intanto le 11:12 minuti. Abbiamo riscontrato un ritmo un po' caraibico, quello di UB40 con I Got You Baby. Parliamo invece di un posto, abbiamo detto, che non è molto caraibico, che è l'Albania. Qualcuno di voi ci dice, non ho capito di cosa va. Calma, allora adesso vi raccontiamo tutto. Allora, il lunedì ci viene a trovare la nostra sentinella verso il mondo 2.0, 3.0, 4.0, che è Fiona, che fa anche la Tech Princess, dico bene? Esattamente. Allora, che cosa fa una principessa della tecnologia? Ogni tanto il weekend va a Tirana in Albania. No, nel senso che la principessa tecnologia viaggia per scoprire cose, ma già che c'è ne approfitta per fare weekend. E allora, questa volta sono capitata a Tirana e ho detto vabbè. Tutti mi dicevano, ho un sacco di amici italiani che dicono, sono andata in Albania, è bellissimo. Ho detto guarda, io sono 8 anni che non torno, ho deciso di tornare per vedere un po' com'era cambiata la situazione. Perché tu sei di origine albanese, no? Sono nata in Albania, sì, okay. Sono venuta in Italia che avevo 3-4 anni, parlo la mia lingua da straniera. Oh, allora, tra l'altro, allora, dicevi prima, si mangia torta salata che si chiama burek. Burek, che cosa c'è dentro? C'è dentro la carne, oppure formaggio, oppure cipolle con pomodori. Però la particolarità è che è una pasta sfoglia super sottile, tantissimi strati di pasta sfoglia, un po' burrosi, una roba deliziosa e costa niente. Allora, cos'è rimasto dell'Albania? Il burek. No, ma in realtà non hai visto anche altre cose, no? Ho visto cose tristi e cose non tristi. Partiamo dalle non tristi, sono salita fino a su sul Maldaiti, perché l'Albania è un posto molto verde. Su che? Maldaiti. Ah, montagna. Che non è una... Sì, esatto, Mali in albanese vuol dire Mali, è una montagna. E sono salita su questa montagna Daiti con una funivia, dove si vede tutta Tirana dall'alto, quindi molto bello perché l'Albania è molto verde come paese. E quindi ho mangiato delle cose buone. Vegani, tappatevi le orecchie che sto dicendo una roba bruttissima. Ma no, ma dai, allora, cosa un hai mangiato? Un sacco di carne buona, soprattutto le polpette alla griglia, che sono tipiche dell'Albania. Allora, vedete che io non sbagliavo quando vi dicevo che quando bisogna parlare di Albania, se si parla con Fiona, il cibo arriva prima il cibo, poi dopo un po', forse, non è detto, arriva anche altro. Poi magari vi raccontiamo anche che cosa si può vedere in città, ma Tirana se ci fate un salto. Prima Goo Goo Dolls.
tra i numeri uno di Radio Number One c'è anche Madonna con Music per accompagnarmi questa mattina fino alle 11:29. Allora, accanto a me c'è, di fronte a me per l'esattezza, Fiona Ciacalli, la principessa della tecnologia. Fiona, allora, stavamo parlando qualche minuto fa, poi abbandoniamo l'argomento Albania e Tirana. Ma che si vede però a Tirana se uno ci va un fine settimana, ad esempio qualcosa di originale? Ma ci sono tantissime cose che si possono andare a vedere, come dicevo prima, anche sia naturali che non. La cosa più bella che io ho visto questa settimana, soprattutto perché è nuovissimo, l'hanno aperto solo da un paio di mesi, si chiama Bunkart ed è un bunker, perché come tu ben sai l'Albania aveva più di 170.000 bunker. Certo, ma come no? Io ho studiato bunker albanesi per tutta la vita. Perché il nostro ex dittatore di millennio or sono aveva paura di questi nemici fantomatici, aveva costruito bunker ovunque. Uno era in centro città, all'interno del quale hanno inserito adesso tantissimi reperti storici che hanno trovato, e la cosa più strana, folle, era praticamente come veniva spiata la popolazione all'epoca, e c'erano tutte le tecniche di come inserire le cimici ovunque per scoprire chi era contro il governo. E devo dire che era triste, pesante, doloroso, ma molto interessante. Tra l'altro, insomma, vedevo tra le foto che hai portato c'è anche una scopa con cimice, essenzialmente. Esattamente, per capire cosa succedeva nelle case avevano addirittura inventato questa scopa all'interno del manico, avevano inserito una cimice per poter ascoltare tutto quello che accadeva. Ti faccio un'ultima domanda su questa cosa: facile raggiungere l'Albania con voli aerei o complicato? Sì, ci sono voli diretti, io ho preso un volo Blue Express perché è una compagnia semi low cost che però da Milano fa volo diretto, un'ora 30 si arriva. Oh, perfetto, quindi siete pronti, sapete che dovete mangiare il burek, il dolce brianzolo esportato in Albania, e poi insomma che potete trovare molte cose tra cui il bunkart. Credete nella vita dopo l'amore, ma sì, si sopravvive a tutto, anche all'amore che se ne va. 11:46 su Radio Number One, Luca e Fiona con voi in questo lunedì mattina. Oh Fiona, io ho decretato il fenomeno del lunedì. Allora, si chiama Tam Fry. Sì. Allora, è una specialista dell'educazione infantile, dice che è così importante far mangiare la verdura ai bambini che è giusto offrire loro dei soldi perché lo facciano. Cioè, in pratica il metodo dovrebbe essere: ti do un soldino se mangi la verdura. Io avrei un po' paura di questo metodo, perché poi quando crescono gli dici: scusa, puoi abbassarmi la tavoletta lì del bagno, del insomma, bagno? E ti dicono: mi dai dei soldi? Allora, bisogna chiedere a Tam Fry se questa cosa ha delle ripercussioni oppure no, però sapete, genitori, insomma, che a quanto pare l'unico metodo per fermare l'obesità nel mondo è questa, cioè di offrire dei soldini per mangiare la verdura. Provo fisicamente questa sera per vedere se funziona. Che è? Questo canta Prince su Radio Number One alle 12:19. Buongiorno, ciao, io sono Luca, con me c'è anche Fiona. Ciao Fiona, ancora buona giornata. Buongiorno. Bentornata dall'Albania. Allora, sì, abbiamo raccontato un po', insomma, delle vicende albanesi. Sono mica andate in guerra, No, ho capito, però insomma è un viaggio un po' anomalo, no? Quindi insomma, ci hai raccontato. Questa mattina invece di cosa si parla nel mondo esterno? Cioè, non lo so, dall'Inghilterra mi arriva questa notizia che dice che Victoria Beckham vuole bloccare la reunion delle Spice Girls. Ma no, che brutto carattere. Sì, che proprio in modo così tipo abbaiando attraverso i suoi avvocati. Cioè, per giunta, Spice Girls avevano preparato la loro reunion, non avevano coinvolto Victoria Beckham, che ha detto di non essere interessata, ha detto: vabbè, se non c'è lei noi andiamo avanti per i fatti. E se non ci sono io non ci deve essere nessuno. Ma yeah, che brutta roba, veramente brutto carattere. Vabbè, le Spice Girls, insomma, voglio dire che sono state parte della nostra vita, sono passati un po' di anni. Delle mie elementari. No, come elementari? Certo. Ma come elementari? Giuro. Ma allora, loro si sono unite nel 94, se non vado errato. Esattamente. E tu eri all'elementare nel 94? Certo. Quindi possiamo fare un calcolo sulla tua età? Esatto. Possiamo cominciare a buttarti fuori adesso dallo studio? Mamma mia, io nel 94... Vabbè, lasciamo perdere, va? Nel 94, insomma, ero già scaduto. Ero già quasi pronto per essere buttato via. Non ricordo più. Senza garanzia, basta. Tra l'altro, non ricordo più quanti 2 DP che avevo già raccolto a quell'ora. Vabbè, riascoltiamo le Spice Girls, va? Un po' di Police, un po' di Puff Daddy, e poi dentro ci mettiamo tutti gli altri ingredienti che hanno riportato a Daldi Missinium qui su Radio Number One. Allora, 12:41, siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi. Lunedì ci viene sempre a trovare Fiona, Tech Princess, che poi nel resto della settimana invece fa la nostra sentinella del mondo digitale, quindi per capire insomma le nuove tendenze online, tutte le cose che le persone giovani fanno nel mondo d'oggi. Ma dovete sapere che Fiona conosce
conosce anche il giapponese, no? Tu conosci la lingua giapponese? Sì, l'ho studiato per 5 lunghi anni, sudatissimi anni. Sudatissimi anni, immagino, però lingua immagino affascinante oltre che difficile, no? Sì, parecchio, anche perché è totalmente diverso anche strutturalmente dall'italiano e quindi non hai cose per aggrapparti, per cercare di intuire cosa dicono. Quindi devi proprio svoltare e andare verso la costruzione del giapponese. No, introduco il giapponese perché stavo leggendo adesso che nel corso del fine settimana un surfer a largo del Giappone è rimasto 16 ore seduto sulla sua tavola da surf dopo che con il vento è stato portato così a largo che non è più riuscito a rientrare. Cora stellina. Ma la domanda che mi facevo, secondo te in giapponese quali imprecazioni avrà tirato mentre era a largo? C'è un grosso problema, in giapponese non esistono le parolacce. Ma no! Te lo giuro! Insegniamo in italiano. Certo, allora. Infatti quando le imparano l'italiano loro sono super contenti. Ce ne sono tendenzialmente due, una è bacca che vuol dire stupido e l'altra è xo, maledizione. Quindi secondo questo però, è il massimo. Cioè, quando uno si concentra xo, sì. Però avrà detto sicuramente taskete kudasai, che vuol dire salvatemi, aiuto. Ridimmi un attimo com'è? Taskete kudasai. Taskete kudasai. Allora imparatelo perché se vi trovate magari in autostrada in Giappone non sapete come chiedere aiuto, questo potrebbe essere metodo. Che si guida dalla parte sbagliata, dall'altra parte, sbagliato. Allora, comunque tutto bene il giapponese, poi dopo 16 ore sono andati a riprenderlo e portarlo a casa, ha detto che non fa più. I got guns in my head and they won't go. I brani più divertenti in assoluto degli ultimi anni, questo di Strambellas, si chiama Spirit qui su Radio Number One. Strambellas voi e chi non ve lo dice, soprattutto Strambella e la nostra Fiona Ciaccalli. Che stai facendo? Sto facendo un Instagram Stories. No, ma guarda, ma voi ragazzi digitali, che roba è Instagram Stories? Dai, allora vai su Instagram, giusto? Vai su Instagram, cerchi la parte Stories, ma così un po' in alto a sinistra. Allora sono dei cerchiolini che vedete nell'applicazione, esatto, di Instagram. E la figata è che tu puoi fare dei video, delle foto, scriverci delle cose, scompaiono dopo 24 ore, quindi devi andarli subito a vedere, puoi essere brutto, struccato, che tanto è una roba che scompare. E non ti devi pentire di averle pubblicate. No, cioè più o meno no. Il pentimento è di sole 24 ore. Esatto. Okay. Allora date un occhio a Instagram Stories, non solo quelle di Fiora, ma poi anche quelle di Radio Number One nei prossimi giorni, così scoprirete un po' anche il backstage. A proposito, insomma, cercate proprio Radio Number One su Twitter, Facebook e su Instagram per diventare i nostri followers. Ce ne andiamo? Sì. Io ho fame. Come strano, non succede mai. Che cosa andiamo a prendere? Il buker, no? Come si chiama? Burek, allora. Burek per tutti e per tutti gli altri c'è Liliana tra poco qui su Radio Number One. Ciao!